Galleria di Sant'Anna slitta al vertice, posticipata domani la riunione tra Regione, ANAS e i comuni di Sesto Levante e Lavagna, originariamente in programma oggi. Le gallerie restano chiuse, l'unico modo per raggiungere Sestri e Lavagna è percorrere l'autostrada. Allerta meteo gialla, cambiano gli orari nel Tiguglio, posticipata fino alle 8 di domani mattina anziché la mezzanotte ed è scattata alle 18 di oggi anziché a mezzogiorno. Cambia piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, viabilità, la giunta vuole eliminare la viabilità proveniente da Viale Arate e da Via Vinelli che interferisce con il passaggio pedonale di collegamento tra i giardini davanti alla stazione ferroviaria e Via della Cittadella. Buonasera dal TG Tiguglio, è slittato a domani pomeriggio il vertice in municipio Lavagna tra Regione, ANAS e i comuni di Sesto Levante e Lavagna. Le gallerie di Sant'Anna dunque restano chiuse. È slittato a domani pomeriggio l'incontro in comune a Lavagna tra Regione, i comuni di Sesto Levante e Lavagna e ANAS per fare il punto della situazione sulla frana che da giovedì notte ha provocato la chiusura completa delle gallerie di Sant'Anna e definire tempi e modalità per arrivare alla sua riapertura una volta messo in sicurezza il versante interessato dallo smottamento. Una parte del terreno su cui ricade la frana è di proprietà privata. Si attende quindi anche un'ordinanza da parte del comune di Lavagna che imponga a questi privati di intervenire al più presto. Ci vorranno garanzie sull'intervento dei privati sul costone di loro proprietà oppure la definizione di quale ente provveda e in che tempi, ha affermato il sindaco di Sesto Levante Valentina Ghio, che ha anche annunciato che chiederà nel corso della riunione di domani con Regione ANAS il prolungamento delle gallerie di Sant'Anna per risolvere definitivamente il problema. ANAS deve intervenire definitivamente, basta tapulli, dicono i consiglieri di minoranza a Sesto Levante Marco Conti, Albino Armanino, Francesco Muzio, Gianfranco Scartabelli e Giancarlo Stagnaro. In particolare Conti, dopo un sopralluogo sul posto, chiede che ANAS predisponga un piano immediato per scongiurare problemi in futuro. Fabio Tosi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Regione, invita l'assessore regionale Giacomo Giampedrone a fare pressione su ANAS affinché si intervenga al più presto sul tratto, rendendolo una volta per tutte sicuro, efficiente e in grado di garantire una continuità di servizio. Potenziato nel frattempo il servizio della linea 98 di ATP, che raccoglie alla stazione ferroviaria di Sestri Levante i viaggiatori diretti a Lavagna per passare dall'autostrada. Quelle della linea 4 e 5 si interrompono invece a Caviborgo e dalla rotonda Sestri in prossimità delle gallerie. Su Facebook intanto è stato creato il gruppo Emergenza Frana Sestri Levante Creiamo Gruppi di Trasporto, attraverso il quale poter formare gruppi per condividere le automobili e dividere le spese. E a tal proposito si aspetta una risposta da parte di Società Autostrade e Ministero alla richiesta di concedere l'esenzione o almeno una riduzione del pedaggio della A12 nel tratto tra Lavagna e Sestri. Cambiamo argomento, è cambiato l'allerta meteo gialla proclamata per la giornata di oggi nella zona B, quella che interessa il Golfo Paradiso e il rispettivo entroterra, iniziata come previsto a mezzogiorno di oggi, durerà fino alle 12 di domani. Nella zona C invece, quella che riguarda il Tiguglio e il suo entroterra, e la zona E che prevede anche la Val d'Aveto, l'allerta gialla è scattata alle 18 di oggi e proseguirà fino alle 8 di domani mattina. Ricordiamo che l'allerta meteo gialla vale solo per bacini piccoli e medi, esclusi dunque Lungo Entella e i suoi affluenti. Andiamo adesso a Chiavari, anche il sindaco di Chiavari solidale con il primo cittadino di Sesto Levante dopo la cartolina cosiddetta fascista. Intanto la minoranza ha presentato una mozione antifascista simile a quella già approvata a Sestri. Dopo la cartolina contenente minacce, insulti e frasi inneggianti al fascismo indirizzate al sindaco di Sesto Levante Valentina Ghio, è arrivata anche la solidarietà del primo cittadino di Chiavari Marco Di Capua. Atteggiamenti di questa sorta, ha affermato il sindaco della cittadina dei Portici, non sono accettabili perché, oltre a poter minare la Costituzione, sono indice di una società deviata.
Intanto il gruppo consigliere di minoranza Noi di Chiavari, composto da Roberto Levaggi, Daniela Colombo e Silvia Garibaldi, ha presentato un ordine del giorno simile a quello approvato a Sestri, che prevede il divieto di concedere sedi comunali e suolo pubblico ad associazioni e manifestazioni di stampo fascista, razzista e omofobo. I tre, inoltre, chiedono di mantenere viva la memoria storica e di programmare iniziative rilevanti di profilo storico-culturale collaterale agli eventi usuali in occasione del prossimo 25 aprile, festa della liberazione dal nazifascismo. Erano circa 300 tra maestri e familiari degli alunni manifestanti che hanno protestato oggi a Genova contro l'ultima sentenza del Consiglio di Stato che toglie il titolo all'insegnamento per i diplomati alle scuole magistrali prima del 2001-2002. Il corteo, aperto da alcuni bambini che hanno tenuto uno striscione con scritto «Non toccate le nostre maestre», ha raggiunto il provveditorato agli studi. Oggi era anche il primo giorno di scuola, dopo le vacanze di Natale, disagi anche ovviamente nel Levante, nel Tigullio e nel Golfo Paradiso e rispettivi entroterra, dove alcune classi hanno svolto attività didattica ridotta, mentre in alcuni casi l'attività didattica è stata proprio sospesa, qualche classe è stata accorpata ad altre dove gli insegnanti erano invece regolarmente presenti. Torniamo a Chiavari, nuova viabilità in piazza Nostra Signora dell'Orto. L'architetto Luigi Angelo Nicolini di Sestri Levante redigerà il progetto preliminare. Riqualificazione di piazza dell'Orto a Chiavari tramite la realizzazione di nuova viabilità e di un nuovo arredo urbano. La redazione del progetto è stata assegnata all'architetto Luigi Angelo Nicolini con studio professionale a Sestri Levante, con un onere complessivo di 5.075 euro. La progettazione dovrà tenere presente i seguenti obiettivi: l'eliminazione della viabilità proveniente da Viale Arata e da Viale Vinelli, che interferisce con il passaggio pedonale di collegamento tra i giardini antistanti, la stazione ferroviaria e Via della Cittadella; la riqualificazione percettiva del monumento storico a Vittorio Emanuele II, la valorizzazione della pedonalizzazione della piazza, l'opportuna nuova fornitura di arredi urbani per conseguire una migliore fruizione degli spazi, il mantenimento delle principali presenze arboree compatibili con la riorganizzazione veicolare, l'eliminazione delle barriere architettoniche attraverso la risistemazione della pavimentazione con il recupero e il riuso, dove possibile, dei materiali esistenti e l'attento studio della illuminazione congruente con la nuova sistemazione che ne valorizzi la percezione. Attenzione, il vice sindaco di Carasco Diego Marchiolè invita a diffidare da un sedicente monaco buddista in circolazione per il paese. Questa persona, afferma ancora Marchiolè, non ha niente a che vedere con la chiesa, anche se dice di essere mandato dal parroco. È falso, vuole approfittarsi della buona fede e chiede soldi per la propria comunità. Verrà segnalato ai carabinieri. Da questa curiosa notizia proveniente da Carasco torniamo sulla costa e parliamo di turismo, perché Sestri Levante sarà protagonista nei prossimi giorni delle fiere di Utrecht in Olanda e di Stoccade in Germania. Sestri Levante protagonista in Olanda e in Germania. La città dei due mari si promuove come meta turistica dei grandi eventi del nord Europa, come destinazione per turismo all'aria aperta e sportiva. A Utrecht, da domani fino a domenica 14 gennaio, in una manifestazione frequentata dai consumatori finali, che l'anno scorso ha avuto oltre 100.000 ingressi, Sestri sarà affiancata da Moneglia, Framura e per la prima volta anche da Deiva Marina. A Stoccarda, invece, da sabato 13 a domenica 21 gennaio, la partecipazione è organizzata da Mediterraneo Servizi, con spesa che rientra nell'ambito del progetto europeo di ciclo escursionismo, di cui la società comunale è partner. Le azioni concrete, ha affermato il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio, che consentono sia di portare un risultato a breve termine sul territorio che di costruire un investimento, sono quelle su cui lavoriamo fin dall'inizio del mandato. Facciamo un passo indietro. Sabato sera intorno alle 19 si è verificato un incendio in una villetta in via Milite Ignoto a Pieve Ligure.
A prendere fuoco, probabilmente a causa del malfunzionamento di una canna fumaria, è stato il tetto. Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco, i quali con una autoscala sono riusciti a spegnere le fiamme in pochi minuti. Non si sono registrati né feriti né intossicati, l'allarme è stato lanciato dai vicini di casa, mentre chi viveva nella villetta ha fatto in tempo a uscire dall'abitazione. Nicolò Recchia, presidente della Chiavari Scherma, oggi un fuorisede che però ha un percorso. C'è una collaborazione con ANFAS che nasce come? Allora, l'idea che è emersa appunto in Chiavari Scherma con i maestri, col consiglio direttivo, era quella di aprire la scherma un po' a tutti, quindi renderla accessibile anche a chi potesse avere appunto qualche limite in più, ma volendo superare questo limite. Quindi è nato questo progetto che abbiamo chiamato Provo Anch'io, proprio nel senso di dare la possibilità a provare a tutti lo sport della scherma. E quindi abbiamo iniziato in via sperimentale per vedere appunto le capacità di ciascuno di impegnarsi in questo nuovo fronte. Questo autunno, con delle prime lezioni a quelli più intraprendenti, diciamo, che volevano mettersi in gioco nell'ambito di questo sport. E oggi abbiamo organizzato proprio dei tornei ufficiali, e quindi dividendo in squadre, essendo a Chiavari una blu e una verde, e vedere chi era il più bravo e chi aveva imparato meglio dai nostri maestri. Come ne siete usciti? Ne siamo usciti, direi, bene, Perché i ragazzi ne sono usciti bene, ma voi? noi anche direi che siamo sopravvissuti perché soprattutto ci siamo divertiti tanto. È stato un modo per stare insieme, per vivere lo sport a 360 gradi. È nata una festa, anche una mescolanza tra appunto ANFAS, tra gli atleti della Chiavari Scherma che si sono messi in gioco e hanno messo a disposizione la loro tecnica, ad esempio dei ragazzi. Chi sono stati i docenti? I docenti principalmente è stato il nostro maestro di punta, Giovanni Falcini, che devo dire che ha dimostrato grande capacità tecnica, ma anche grande umanità, grande passione e comunicativa con tutti. Questo percorso prosegue? Questo percorso sì, prosegue perché vogliamo strutturarlo con un progetto più impegnato che possa coinvolgere anche l'ASL, coinvolgere il villaggio del ragazzo e anche diciamo il comune di Chiavari come tutte le altre istituzioni, proprio perché si possa aprire a tutto il territorio, a chi voglia effettivamente provare la scherma e superare i limiti che si possono superare. Giovanni Falcini è stato il docente innanzitutto di questi ragazzi. Che tipo di incontro è stato il suo con loro? Ma un bellissimo incontro, sensazioni nuove, forti e anche il provare a mettersi sempre in gioco in realtà diverse, ma soprattutto il piacere di aver avuto i ragazzi nostri insieme ai loro e la possibilità ai nostri ragazzi proprio di avere un contatto e, come ho detto anche prima, del capire che molto spesso le fortune che abbiamo nel solo stare bene non le apprezziamo. Quindi un senso proprio di crescita anche per loro. Le Paralimpiadi nei diversi settori stanno insegnando qualcosa al cosiddetto mondo che si ritiene normale, cioè che i limiti si possono superare e non solo quelli fisici. Ma sicuramente, io ho un po' un rammarico, io sarei veramente felice nel momento in cui le Olimpiadi sarebbero proprio uniche, svolte in un'unica sede, sia per i Paralimpici che per le persone normodotate. E l'augurio è che piano piano anche il CIO si accorga di questo, perché ci sono degli insegnamenti proprio forti che vengono da loro e la volontà, soprattutto la forza che hanno tanti di questi ragazzi nel volere ottenere dei risultati nello sport, e questo credo che sia la cosa più bella. Questi ragazzi hanno imparato da lei e dalla Chiavari Scherma a rapportarsi con uno sport che è possibile fare. I suoi ragazzi, visto che hanno convissuto quelli che frequentano Chiavari Scherma, cosa hanno imparato? E come dicevo prima, hanno imparato ad apprezzare quello che molto spesso si dà per scontato, quindi il fatto di avere la fortuna di essere persone normali e di conseguenza l'impegno, quello che il messaggio che deve passare è proprio quello di prendere da questi ragazzi che
chiamiamo meno fortunati, da prendere proprio la volontà e il fatto di mettersi in gioco. Quindi quello che mi auguro è che i miei ragazzi da queste giornate di incontro con i ragazzi dell'ANFAS ne traggano beneficio proprio in questo senso. Questa è stata una gara dove hanno vinto tutti oggi. Sì, hanno vinto tutti, abbiamo fatto una staffetta, però l'obiettivo era proprio quello di renderli partecipi tutti e tutti vincitori. Egle Folgori, l'ANFAS oggi ha fatto un altro passo, uno di quei passi importanti che accompagnano questi ragazzi nei percorsi di tutti i giorni e di tutte le persone. Sì, è vero, bastava vedere l'entusiasmo dei ragazzi, ma poi questa cosa è stata altamente inclusiva, perché davvero ha permesso a tutti loro di fare qualcosa che fanno dei ragazzi più giovani, però che possono fare anche i master, e loro sono in categoria master. Questo progetto, ci diceva il presidente, che andrà sicuramente avanti. Me lo auguro, perché alcuni di loro veramente l'hanno presa come uno sport possibile. Poi le Paralimpiadi in tutta Italia hanno un grosso successo attualmente, per cui no, davvero speriamo possa andare così. Cosa ha da dire ai suoi ragazzi? Bravi, coraggiosi, ardimentosi, bravi, spadaccini. La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, con la calza appesa al collo, col carbone, col ferro e l'ottone, sulla scopa per volare. Lei viene dal mare, lei viene dal mare, e la neve scenderà sui deserti del Maragià, dall'Alaska al Canada, e partire lei dovrà, e cantando partirà. Da Ciociara si vestirà, con il sacco arriverà, la bufera vincerà. Nel camino per guardarla da vicino, quando arriva la Befana senza denti, salta, balla, beve il vino, poi di nascosto s'allontana con la notte appiccicata alla sottana, e un vento caldo soffierà sui deserti del Maragià, dall'Alaska al Canada, solo una stella brillerà, e seguirla lei dovrà, per volare verso il nord, e la strada è lunga ma la bufera vincerà. E cantando trullalla, trullallero, trullalla, 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 trullalla. Trullalla.
Bene, non mi resta che lasciarvi alle previsioni meteo per la giornata di domani e alla programmazione di Entella TV, anche se oggi è lunedì, però Punto Sport, che solitamente va in onda il lunedì, non andrà in onda, ma andrà in onda il prossimo lunedì 15 gennaio. Vi ricordo invece che l'informazione locale della nostra emittente tornerà domani alle 12.45 alle 14.15 con il TG Ticuglio Gente, mentre in serata andrà in onda il TG Ticuglio tradizionale alle 19.30 e alle 22.45. Grazie per l'attenzione, a domani. Previsioni meteo per la giornata di domani, martedì 9 gennaio. Nelle prime ore ancora piogge e temporali diffusi, in particolare su centro Levante. Dalla mattinata tendenza ad attenuazione dei fenomeni con qualche schiarita a partire da ponente. Tuttavia, la persistenza di un flusso umido dai quadranti meridionali determina un contesto di variabilità con possibili piovaschi e rovesci sparsi. Venti in prevalenza moderati dai quadranti meridionali con locali rinforzi sui capi del ponente e sui rilievi. Nelle prime ore possibili colpi di vento in occasione dei temporali. Mare molto mosso, localmente agitato nelle prime ore, in calo a partire dalla serata. Umidità su valori alti. Temperature previste sulla costa tra i 12 e i 14 gradi, nell'entroterra tra i 7 e i 10 gradi.